basta. Eccellenza reverendissima e cara, all'inizio di questa celebrazione che ci apprestiamo a vivere insieme, desidero innanzitutto, come assistente della Confederazione Nazionale delle Confraternite d'Italia, ringraziare lei, le autorità cittadine e tutti coloro che a vario titolo accolgono questo 23° cammino nazionale di fraternità nella città di Torino, che dal 19 aprile scorso è meta di un ininterrotto pellegrinaggio davanti alla Santa Sindone e che in questo anno celebra due importanti anniversari: il secondo centenario della nascita di San Giovanni Bosco e il 90° della morte del beato Pier Giorgio Frassati, patrono della nostra confederazione. Un saluto carico di affetto e amicizia giunga anche a tutti i sacerdoti, i priori, i confratelli e le consorelle presenti a questa celebrazione. Siamo giunti in cammino verso il lino sindonico per lasciare incrociare il nostro sguardo con quello dell'uomo della Sindone e lasciarci riempire il cuore da ciò che è il nucleo essenziale della nostra fede, quell'amore più grande che è l'amore di Cristo morto e risorto per noi. Questo cammino vuole essere icona del cammino dell'uomo verso il risorto, un uomo che sta cambiando rispetto all'epoca moderna, un uomo che oggi dicono postmoderno, ma che ha sempre sete di felicità, di gioia, di quello che noi diciamo di eterno. Ha questa sete anche quando non lo sa e preferisce dissetarsi a cisterne screpolate, abbandonando nella prassi concreta della sua esistenza e del suo pensare lui, la sorgente d'acqua viva che disseta, lui, il Dio che in Gesù Cristo rimane fedele all'uomo di ieri, di oggi e di sempre. Siamo venuti qui perché, nonostante viviamo in un'epoca di inediti mutamenti antropologici, pensiamo ad esempio alla teoria del gender che via via si diffonde anche nelle scuole, allo stravolgimento dell'idea di famiglia formata da un uomo e una donna e aperta alla vita, pensiamo ancora alla mancanza di relazioni tra persone collegate in rete ma sole e incapaci di dialogare. Siamo qui perché vogliamo ribadire con forza, rivolgendoci a Gesù Cristo, con le parole del beato Paolo VI: tu ci sei necessario. Questo nostro cammino è accompagnato da San Giovanni Bosco, il santo educatore dei giovani, che intendeva l'educazione come questione di cuore, di amore, e dal beato Pier Giorgio Frassati, che visse una vita piena di Dio, della verità di Dio, e per questo non vivacchiò, ma visse e visse non da bigotto, ma da cristiano laico impegnato a 360 gradi. Tutto questo per noi è grazia e stimolo a rinnovarci come confraternite, affinché oltre alle nostre tradizioni manteniamo sempre vivo ciò che deve essere fondamento del nostro essere e agire, la nostra fede, quella che nasce da un incontro quotidiano e sempre nuovo con Cristo, Redentore dell'uomo e della storia, con il suo amore, quell'amore più grande che ora sotto la sua presidenza, eccellenza, celebriamo, affinché il pane eucaristico ci sostenga nel nostro cammino, il cammino della vita in questi anni di inizio millennio, nei quali siamo chiamati a rinnovare la nostra fede e a rivedere i modi di viverla e riproporla anche come realtà piena di storie di passato, come le confraternite. Eccellenza, nella Chiesa siamo come un piccolo seme, ma siamo certi che se ci lasceremo incontrare dall'amore più grande potremo ancora essere di qualche utilità per annunciare la gioia del Vangelo, per trasfigurare il nostro mondo e renderlo più buono, più bello, più secondo i desideri del cuore di Dio.
Eccellenza, grazie ancora per averci accolti e soprattutto tra i tanti impegni per essere con noi. Grazie.